Prendono ora posto sulla linea di partenza anche gli atleti della categoria G2. Saranno 5 giri che questi atleti dovranno percorrere del percorso, l'abbiamo detto, inedito di Nigoline, che misura 800 metri. Un circuito cambiato dallo scorso anno, perché il Cycling Team Cortefranca, che collabora con noi di Pianeta Giovani per la realizzazione di questa manifestazione, vuole portare lo sport in tutte e quattro le frazioni del comune. Due anni fa eravamo infatti nella frazione di Timoline, l'anno scorso a Colombaro, e quest'anno siamo stati ospitati dalla frazione di Nigoline. E intanto con le immagini siamo all'ultimo giro della categoria G2. Sono 6 gli atleti che in questo momento guidano la gara e che si contenderanno la vittoria finale. Una macchina si ferma e finalmente passerà. Ed allo sprint si impone ancora una volta Francesco Baruzzi della Nuvolento, che precede Daniele Bregoli della Monte Clarence e il suo compagno di squadra Sebastiano Socci. Leggiamo la classifica: quinto Alessio Fezzardi della Monte Clarence, quarto Efrem Toffull della San Marco Vertova. Terzo gradino del podio per Sebastiano Diego Socci della Monte Clarence, secondo il suo compagno di squadra Daniele Bregoli e vincitore Baruzzi Francesco della Nuvolento. Per quanto riguarda la categoria femminile, secondo posto per Desiree Bani della Capriano e vincitrice Asia Zanardini della Springedi.